Bari è pronto per vincere il primo scontro diretto di stagione? Ma siamo pronti perché abbiamo fatto un'ottima settimana, stiamo affrontando comunque la settimana con il piglio giusto, con il sacrificio che comunque ci contraddistingue. Quindi siamo pronti per affrontare sabato l'Empoli, anche pur sapendo che comunque è una buonissima squadra, però siamo pronti perché anche noi possiamo dire la nostra. Tu come stai? Tutto bene, grazie. Fisicamente? No, bene, bene. Sono, diciamo che la sosta di Natale mi ha permesso comunque di lavorare al meglio, perché comunque venivo da un periodo un po' così, quindi sono riuscito comunque a recuperare del tutto le energie fisiche e mentali, quindi sto bene. Ho avuto inizialmente una piccola distorsione della caviglia, per poi si è manifestata comunque anche una lesione al flessore, quindi mi ha tenuto fermo un mesetto e mezzo circa, quindi adesso per fortuna tutto è passato, quindi adesso sto bene, sono contento di esserci. Non mi accontento mai, sicuramente potevo fare di più perché comunque però di mezzo c'è stato l'infortunio che comunque mi ha permesso di non esserci per 2 mesi, quindi c'è il rammarico per quello, però alla fine quando sono stato chiamato in causa ho sempre messo l'anima, tra virgolette, quindi però obiettivamente posso sicuramente dare di più di quello che magari si è visto fino adesso, però la voglia c'è sempre stata perché il mio obiettivo è quello lì, stare sempre sul pezzo e cercare comunque di dare sempre il massimo per il bene della squadra e della società. Pensare partita dopo partita, adesso affrontiamo l'Empoli, come ho detto prima, una squadra che è comunque costruita per la Serie A, ha fatto acquisti importanti, quindi però dalla nostra parte possiamo anche dire che noi siamo una buonissima squadra, sicuramente affronteremo con il piglio giusto anche in vista dell'andata, sappiamo che comunque sono molto bravi nel possesso, quindi bisogna dare maggiore attenzione rispetto a quella fatta precedenza a Cesena, quindi stiamo preparando la partita al meglio. Forse sì, è vero, eravamo un po' acerbi perché comunque eravamo praticamente tutti nuovi, no? Però adesso è una squadra più matura, con magari più esperienza, ci conosciamo al meglio, quindi sicuramente sarà un Bari diverso rispetto a quello dell'andata. Dipende dall'avversario, perché comunque anche domenica abbiamo calciato, forse abbiamo avuto molto più occasioni rispetto comunque alla partita di Perugia, però ci sono anche gli avversari in campo, quindi magari con un pizzico di fortuna in più riusciremo comunque a portarci il risultato a casa. È mancato forse solo quello, perché la prestazione c'è stata. Non ci dimentichiamo che il Cesena ha messo sotto, credo, le squadre un po' più blasonate, no? E noi forse abbiamo concesso 2, forse 3 occasioni, quindi resta il rammarico per quello, quindi magari con un pizzico di cattiveria in più avremmo portato comunque 3 punti a casa. È normale che in 90 minuti uno magari capita, no? Di magari una piccola disattenzione, però penso che la fase difensiva sia tutta la squadra, non sia solo magari il reparto, perché comunque... Sì. E quindi, come ho detto prima, l'attenzione e la cattiveria sia proprio quello lì, no? Dove magari non rischiare, magari preparare le partite diversamente, dove magari sai che comunque il Cesena partiva comunque a 1000, no? Soprattutto i primi minuti, e quindi magari quella cattiveria lì ci è mancato, però del resto penso che si sia rischiato pochissimo, abbiamo fatto un buon lavoro globale di tutta la squadra, quindi proseguiamo su questa strada qua che sicuramente ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Sicuramente le antenne bisogna averle un po' più diritte rispetto alle altre, che comunque, però questo non ci preoccupa, perché comunque noi, la nostra squadra ha tanta qualità in tutti i reparti, quindi questo non ci spaventa sicuramente. Io credo che una sana competizione sia frutto dello spogliatoio, è normale che ci sia anche questo, quindi ce la giocheremo nel senso buono, quindi non mi preoccupa questo, ecco. Noi sceglieremo uno in particolare, io credo che tutte siano importanti, è normale che il girone di ritorno è un campionato diverso, no? E quindi cercheremo di dare il meglio, perché comunque in vista anche all'andata abbiamo, vedo forse un punto, no? Abbiamo portato a casa, quindi affronteremo le partite diversamente dell'andata. Grazie. Grazie mille. Thank you.